pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati. Non si può certo dire che l'anno che abbiamo da poco concluso non sia stato particolare. Lo è stato per tutti, figuriamoci per il mondo della musica, che è fatto per antonomasia di pubblico, di spettacoli, di live, e che invece ha dovuto rinunciare a tutto questo, o quantomeno ha costretto gli artisti a reinventarsi e a trovare un nuovo modo per rimanere a contatto con i propri fan, con concerti virtuali o a distanza sui social, per esempio. Eppure quelli nelle arene e negli stadi non perdono il loro fascino, anzi a quel mondo, a quegli eventi, a quegli spettacoli è dedicata una enciclopedia assolutamente originale intitolata San Siro Rock, edita da Officina di Anca e firmata da Massimiliano Mingoia, un giornalista politico del giorno, esperto e amante di rock and roll e ora anche in qualche modo storiografo della cosiddetta scala del calcio, nella sua versione ovviamente di arena musicale. È dunque la storia dettagliata di un luogo che è stato ed è ancora, Covid a parte, una sorta di cassa di impianto di amplificazione per la città di Milano, uno stadio che è stato appunto un punto d'approdo per tutti coloro che naturalmente amano la musica, sia per chi la fa che per chi la ascolta. A partire naturalmente da Vasco Rossi, che rimane, come emerge dalla classifica che si trova in fondo al libro, il più assiduo inquilino, per così dire, rock dell'arena. Conta infatti ben 29 concerti che hanno fatto tremare il terzo anello, seguito da Ligabue con 12 e poi dal boss Bruce Springsteen con 7 esibizioni. All'inizio c'è la storia della struttura, nata con un progetto e poi trasformatasi man mano negli anni. Quella stessa struttura che da un paio di anni invece si trova al centro di una sorta di braccio di ferro tra l'amministrazione comunale, le squadre di calcio, cioè Inter e Milan, intenzionate a soppiantarla, insomma a superarla, e gli abitanti del quartiere, che forse hanno più paura di ritrovarsi ad abitare vicino a un centro commerciale enorme dopo aver vissuto invece una tranquilla e residenziale periferia, insomma affezionati anche alle grandi colonne elicoidali rosse e grigie che caratterizzano appunto lo stadio di San Siro. Il libro parte con il battesimo del Meazza dei concerti, cioè gli anni 80 e quel Bob Marley iconico che avrebbe segnato un prima e un dopo per la musica e anche per lo stadio. Era il 24 giugno del 1984. Il libro però parla anche di chi ha lavorato dietro le quinte in occasione dei numerosi concerti, cioè gli impresari, gli organizzatori, persino i movimenti politici, e poi chi i concerti li ha aperti al Meazza, come per esempio Pino Daniele con Bob Dylan nell'84 stesso. E poi ecco la narrazione che arriva a Bruce Springsteen, Genesis, Duran Duran, David Bowie, Michael Jackson, si arriva poi agli anni 2000 con i Rolling Stones, gli U2, i Depeche Mode, i Muse e ancora i Red Hot Chili Peppers, in un momento di grazia per i posteri, cioè con il primo concerto del rock alternativo a San Siro per una band dalla storia tra l'altro travagliata. E poi come dimenticare Madonna, i Pearl Jam, arriviamo poi agli italiani, Baglioni, Renato Zero, Eros Ramazzotti, Biagio Antonacci, Laura Pausini, e chi scegliere allora per chiudere in musica questa puntata? Beh, c'è solo l'imbarazzo della scelta, diciamo che la decisione è stata forse anche casuale, dettata dall'assonanza e da una ricorrenza, insomma dal parlare di stadi e di stadio. Ecco allora un brano degli Stadio che ci porta proprio a quel 1984 che ha dato il via alla vita, diciamo così, musicale del Meazza, e lo facciamo con un brano che vede la formazione originale con Portera e Nanni e con l'intro lasciato alla voce di Gaetano Curreri. La canzone è Dentro le scarpe.